Ovviamente la nostra emergenza continua al di là dell'assenza di Andrew, che ormai sarà per un po', ma continua perché siamo ancora con le scorie di non solo delle tre partite, ma tre partite e mezzo, considerando i quattro supplementari degli ultimi 5 giorni, che ci hanno portato ad avere una serie di piccole problematiche. Con quasi tutti i giocatori che sono stati sovrautilizzati, però sapevamo quanto era importante avere questo tipo di atteggiamento e quanto ancora oggi, pur negli equilibri che dobbiamo trovare, perché chiaramente l'inserimento di Curtis, al di là delle prestazioni sue personali molto buone, deve proseguire, così come tanti altri assetti di squadra. E in questo ci troviamo davanti non solo alla squadra prima in classifica e vice campioni d'Europa, ma nettamente la miglior difesa d'Europa, cioè la squadra più dura, più consistente nella metà campo difensiva, quella che più protegge l'area, quella che più veramente ti pone un muro difensivo davanti, e anche le grandi d'Europa spesso sono costrette con loro a giocare dei possessi senza vedere la luce, e quindi questo ci capiterà, avremo dei momenti di difficoltà, dovremo cercare assolutamente di non perdere la fiducia, di trovare, pur nel nostro periodo di non brillantezza, un ritmo in casa che ci permetta di, come dire, di trovare qualche soluzione, di poterli un po' costringere a inseguirci un po', perché altrimenti diventa durissima, come loro sono soliti fare. E quindi niente, un altro test durissimo, però come abbiamo detto fino adesso, veniamo da un buon atteggiamento della squadra, veniamo dalla spinta che il pubblico ci ha dato nelle ultime due partite casalinghe, che ci ha permesso sia la rimonta con Bamberg sia quella con Avellino, seppur stremati, e quindi da quello dobbiamo partire, da quello dobbiamo aggrapparci, sapendo che poi c'è la sosta in campionato, avremo un'altra settimana prima della partita con Efes, quindi in questo periodo cercare di mantenere questo atteggiamento eccellente che la squadra ha avuto nel post Kaunas, e nello stesso tempo cercare di fare dei passettini in avanti, sia di ristabilizzare un po' le condizioni fisiche della maggior parte dei giocatori, sia migliorare anche nella nostra chimica, che quello è un processo che deve andare avanti nonostante le difficoltà che ci pongono queste grandi corazzate. Per cui la prendiamo con grande voglia di far bene, grande voglia di far passi in avanti, e cercando di avere tanto orgoglio anche domani sera.